Buongiorno Terzacca e ben ritrovati a tutti dopo la conclusione delle vacanze pasquali. Riprendiamo quest'oggi il nostro percorso di italiano con una lezione dedicata alla Divina Commedia, nella quale diamo avvio all'ultima parte del nostro percorso di letture dantesche di questa terza liceo. Abbiamo preso in considerazione nel corso degli scorsi mesi almeno un brano per ognuno dei primi sette cerchi dell'Inferno Dantesco. Possiamo ora passare dunque al cerchio ottavo, un cerchio particolarmente importante, con una struttura molto complessa, che quest'oggi cercheremo di introdurre insieme. La lezione di quest'oggi sarà divisa in due parti fondamentali. In un primo momento commenteremo insieme i primi 18 versi del diciottesimo canto dell'Inferno Dantesco, che ci introducono alle cosiddette malevolge. Fra poco capiremo di che cosa si tratti. Nella seconda parte della lezione, invece, cominceremo, come promesso qualche giorno fa, l'analisi del canto 26esimo dell'Inferno, uno dei più belli e giustamente uno dei più celebri, il canto all'interno del quale Dante e Virgilio incontrano addirittura Odisseo, l'antico Ulisse. Procediamo però con ordine e dedichiamo i primi minuti di questa video lezione a spiegare che cosa siano queste malevolge. Lascerei parlare, come sempre, innanzitutto il poeta. Vi leggo una prima volta i versi dal numero 1 al numero 18, proprio del canto diciottesimo. Ascoltatevi. Luogo è in inferno detto malevolge, tutto di pietra, di color ferrigno, come la cerchia che d'intorno il volge. Nel dritto mezzo del campo maligno vaneggia un pozzo assai largo e profondo, di cui, suo loco, dicerò l'ordigno. Quel cinghio che rimane, adunque, è tondo, tra il pozzo e il piede l'alta ripa dura, e ha distinto in 10 valli il fondo, quale, dove per guardia delle mura più e più fossi cingon li castelli, la parte dove son rende figura, tale imagine quivi facean quelli. E come a tai fortezze da lor soglia la ripa di fuor son ponticelli, così Daimo della roccia scogli movien che ricidien gli argini e fossi infino al pozzo che i tronca e raccogli. Con il canto diciottesimo inizia una serie di oltre 10 canti dedicati alla descrizione dell'ottavo cerchio dell'Inferno Dantesco. Che tipo di peccatori stiamo per incontrare, anche se ovviamente soltanto in parte, non potremo, come ovvio, leggere tutti i canti? Stiamo per incontrare i cosiddetti fraudolenti, cioè letteralmente le persone che hanno ingannato gli altri, che hanno esercitato una frode, un inganno nei confronti delle altre persone. In sostanza, sono tantissimi peccatori che nel corso della loro esistenza hanno utilizzato la propria intelligenza, che di per sé è una cosa positiva e bellissima, non a fin di bene, ma a fin di male, per ingannare il prossimo. In modo particolare per ingannare delle persone che però in teoria non avrebbero dovuto fidarsi ciecamente di loro. Nondimeno è una colpa gravissima. Vedremo invece che nel nono ed ultimo cerchio dell'inferno si punisce un altro tipo di fraudolenti, potremmo dire così, i cosiddetti traditori, cioè coloro che, peggio ancora, hanno ingannato delle persone che viceversa riponevano in loro la massima fiducia, e dunque sarà un peccato, se possibile, ancora peggiore. Come vedremo leggendo qualche brano da questi tanti canti, Dante non avrà alcuna pietà umana, alcuna compassione nei confronti dei peccatori di questi ultimi due cerchi. Si è arrivati a dei peccati talmente gravi che non meritano più la minima compassione da parte del personaggio Dante. Procediamo però con ordine.
Nelle prime sei terzine del canto diciottesimo si avvia la lunga descrizione del sesto cerchio partendo da una spiegazione di un termine, il termine malevolge. Lavoriamo dunque per alcuni istanti sul testo, analizzando questi 18 versi. Eccoli. Luogo è in inferno detto malevolge. L'inizio del canto diciottesimo è un inizio secco, deciso, preciso, che va direttamente al punto. Nell'inferno c'è un luogo, c'è una parte, c'è una regione chiamata malevolge. Parola curiosa. È un neologismo, una parola inventata direttamente da Dante, prima non esisteva. Parola composta da due elementi, male più volge. Male significa letteralmente cattive, volge significa che cosa? Borse, sacchi, indica dei contenitori. Come vedremo, i peccatori sono quasi, fra virgolette, insaccati, infossati all'interno di questi, per l'appunto, grandi fossati che descriveremo, che Dante descrive con il termine bolge. Quindi letteralmente cattivi sacchi, cattive zone dove si trovano i peccatori. Vedremo che sono 10 in tutto, verrà detto fra poco. Notate nel secondo verso un tratto cromatico molto preciso. Viene detto che è tutto di pietra di color ferrigno. Immaginiamo che la discesa in questo ottavo cerchio cominci da una sorta di grande muraglione, tutto fatto di pietra del colore del ferro. Qui si parla di colori estremamente cupi, il grigio scuro che tende quasi al nero, come il colore del ferro, come la cerchia che d'intorno il volge. Quindi è di questo colore scuro ed è fatto di pietra. Non soltanto ognuno di questi 10 fossati, ma l'intera struttura, anche la parete esterna, per l'appunto, di questo particolare cerchio dell'inferno. Nel dritto mezzo del campo maligno vaneggia un pozzo assai largo e profondo. Qui è più semplice il testo. Nel dritto mezzo significa nel centro geometrico del campo maligno. Di questo campo maledetto abitato da peccatori, vaneggia, nel senso scava un vuoto in profondità, è una gigantesca voragine, vaneggia un pozzo assai largo e profondo. Quindi nella sua parte centrale l'ottavo cerchio è forato, c'è una sorta di pozzo gigantesco al suo centro, largo e profondo. Dice Dante, riga 6, di cui, e qui utilizzo un'espressione latina, suo loco, cioè al momento opportuno, dicerò, spiegherò, l'ordigno, potremmo dire la struttura. Come dire, per il momento cominciamo a descrivere le 10 malevolge, questi 10 fossati concentrici, come vedremo fra poco. Poi di cosa ci sia all'interno del pozzo, che condurrà ovviamente poi al nono ed ultimo cerchio, si dirà suo loco, dice lui, noi diremmo a suo tempo. Quel cinghio che rimane adunque è tondo, tra il pozzo e il piè dell'alta ripa dura e ha distinto in 10 valli il fondo. Altro dettaglio, ci avviciniamo proprio alle malevolge. Quel cinghio, qui cinghio ci fa venire in mente quasi cinghiare la cintura, effettivamente tutto a forma circolare qui, come dire quel terreno, quello spazio, quel tratto, che dunque rimane dove? Tra il pozzo, tra il foro centrale e il piè dell'alta ripa dura, del ripido bordo laterale, tutto il territorio intermedio, potremmo dire così, dunque è tondo, ovviamente anche lui a forma circolare, e ha distinto in 10 valli il fondo. E al suo interno sono scavate come 10, lui le chiama valli, noi le chiameremo malevolge. Sono 10 cerchi concentrici di diametro via via più piccolo man mano che si scende, come sempre, verso il centro della Terra. Immaginiamo dunque questo ottavo cerchio dell'inferno come costituito a sua volta all'interno da 10 più piccoli cerchi concentrici che vanno digradando verso il centro della Terra, tutti fatti di pietra del colore del ferro. Al verso 10 c'è poi una particolare similitudine che dice così: quale?
Dove per guardia delle mura, più e più fossi, cingono i castelli, la parte dove son rende figura. Come a dire, il luogo nel quale adesso ci troviamo, io Dante, ovviamente anche Virgilio, potrebbe ricordarci che cosa? Versi 10 e 11. Quei castelli, Dante vive nel Medioevo, di castelli ce n'erano tantissimi anche in Italia, quei castelli che erano cinti, cioè circondati da guardia delle mura, magari da più cerchie murarie concentriche, e da più e più fossi, e da numerosi fossati pieni d'acqua. Tale immagine, quivi, facean quelli. Quindi tutte queste fosse che Dante sta vedendo potrebbero ricordare vagamente i fossati o le varie cerchie di mura di un castello medievale. E come a tai fortezze, da loro sogli alla ripa di fuor son ponticelli, prosegue la metafora di prima, cioè esattamente come in queste fortezze, in questi castelli medievali, ci sono dei ponticelli che ci permettono di andare dalla soglia del castello fino verso l'esterno, all'ultimo di questi fossati, così, riga 16, da imo della roccia, dalla profondità di questa roccia dove si trova Dante adesso, scogli movien, c'erano come delle rocce, degli scogli, li definisce lui, che ricibien, che tagliavano perpendicolarmente, che attraversavano in sostanza, gli argini e i fossi, infino al pozzo, fino a questa cavità centrale, che li tronca e li raccoglie, dove essi terminano. Come a dire, si transiterà da una malabolgia a quella successiva, passando attraverso queste che lui definisce come dei ponticelli fatti di pietra, una sorta di discesa in 10 tappe, che dall'ingresso dell'ottavo cerchio porterà fino al passaggio al cerchio successivo. Questa l'introduzione, come dicevamo, del canto diciottesimo. Adesso dovremmo esserci fatti un'idea di che cosa aspetti Dante e Virgilio da qui in avanti, per addirittura più di una dozzina di canti. Vi rileggo questo gruppo di versi e poi, come dicevamo prima, vedremo un esempio scelto per importanza fra queste 10 malebolge, ovviamente la bolgia dove si trova Ulisse. Vi rileggo il testo. Luogo è in inferno detto malebolge. Tutto di pietra, di color ferrigno, come la cerchia che d'intorno il volge. Nel dritto mezzo del campo maligno vaneggia un pozzo assai largo e profondo, di cui suo loco dicerò l'ordigno. Quel cinghio che rimane adunque è tondo tra il pozzo e il piede l'alta ripa dura, e ha distinto in 10 valli il fondo, quale, dove per guardia delle mura più e più fossi cingono i castelli, la parte dove son rende figura. Tale imagine, quivi, facean quelli. E come a tai fortezze, da lor sogli alla ripa di fuor son ponticelli, così da imo della roccia scogli movien, che ricibien gli argini e i fossi, infino al pozzo che i tronca e raccogli. Dopo questa prima parte introduttiva, estratta, ripeto, dal canto diciottesimo, facciamo un passo in avanti. Come sapete, il nostro prossimo obiettivo è quello di leggere integralmente il canto di Ulisse, il famoso canto 26esimo dell'Inferno. Quest'oggi introdurremo il discorso analizzando in realtà soltanto i primi 24 versi del testo, quindi dal verso 1 fino al verso 24. Prima di farlo però una piccola premessa. Dicevamo prima che il canto di Odisseo dove è ambientato? È ambientato all'interno dell'ottava delle 10 malevolge e dunque la terz'ultima delle 10 malevolge. Siamo verso il centro dell'inferno. Per curiosità vi leggo un attimo che tipo di peccatori ci sono anche in quelle precedenti, in quelle successive, che noi ovviamente non leggeremo. Dicevamo che nel cerchio ottavo si parla di fraudolenti, persone che hanno utilizzato male la propria intelligenza per ingannare il prossimo. Dante dice: lo si può ingannare il prossimo in 10 modalità diverse, da cui le 10 malevolge. Sentite l'elenco.
Prima bolgia i seduttori, seconda gli adulatori, terza i simoniaci, quarta gli indovini, quinta i barattieri, sesta gli ipocriti, settima i ladri, ottava la saltiamo perché ne parliamo fra un minuto, nona i portatori di discordia, decima i falsari. C'è veramente di tutto. Significa evidentemente che questo grave tipo di peccato, secondo Dante, è diffusissimo all'interno dell'umanità, tant'è vero che gran parte dell'inferno è dedicata a questo tipo di peccatori. Chi c'è nell'ottava bolgia? Ci sono i cosiddetti consiglieri di frodo o consiglieri fraudolenti, cioè coloro che con i loro suggerimenti, con le loro indicazioni, hanno di fatto invitato altre persone a comportarsi male, a gestire poi male la loro vita facendo delle scelte pericolose o sbagliate. L'esempio più famoso, come vedremo, sarà quello di Odisseo, di Ulisse, che però non compare subito all'interno del canto 26esimo, ma soltanto un po' più in là. A tale proposito, questo canto presenta una sorta di grande bipartizione. I primi 54 versi sono una gigantesca introduzione, di cui noi oggi vedremo più o meno la prima metà, ne parleremo fra un attimo. Tutto il resto del canto, più precisamente dal verso 55 fino alla conclusione, cioè fino al verso 142, sarà dominato dalle figure di Ulisse e di Diomede, due anime per così dire gemelle, come vedremo la prossima volta. Ovviamente delle due, quella che avrà più spazio sarà l'anima di Ulisse. In modo particolare ci sarà un brano famosissimo che analizzeremo fra un paio di lezioni insieme, è una delle pagine più belle di tutta la Divina Commedia. Ulisse racconterà le sue ultime vicende, la parte conclusiva della sua vita. E sarà una parte interessante perché tutti conosciamo la parte famosa del mito di Odisseo, la sua partecipazione alla guerra di Troia, il suo matrimonio con Penelope, il fatto che aveva Telemaco come figlio. Tutti i viaggi che fa per tornare a casa dopo la guerra di Troia, ma difficilmente si parla del finale di questo mito. Dovremmo immaginarci un Odisseo un po' più anziano e, ripeto, ne parleremo a lungo fra qualche giorno. Per oggi ci accontentiamo di vedere la prima parte dell'introduzione, dal verso 1 al verso 24. Come prima, ve li leggo una prima volta, poi li commenteremo. Godi, Fiorenza, poiché sei sì grande, che per terra e per mare batti l'ali e per l'inferno tuo nome si spande. Tra di ladron trovai cinque cotali tuoi cittadini, onde mi ven vergogna, e tu in grande orranza non ne sali. Ma se presso al mattin del ver si sogna, tu sentirai di qua da picciol tempo di quel che prato non ch'altri t'agonia. E se già fosse, non saria per tempo. Così fossei, da che pur esser dee, che più mi graverà con più m'attempo. Noi ci partimmo, e su per le scalee che ne avea fatto i borni a scender pria, rimontò il duca mio e trasse me. E proseguendo la solinga via, tra le schegge e tra rocchi dello scoglio, lo piè senza la man non si spedia. Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio, quando drizzo la mente a ciò ch'io vidi, e più l'ingegno affreno chi non soglio, perché non corra che virtù non guidi. Sicché, se stella bona, o miglior cosa, m'ha dato il ben, ch'io stessi non mi invidi. E ci fermeremo qui al verso 24esimo. Ripercorriamo con attenzione questa prima parte del canto 26esimo. Primo verso. Anche qui un incipit, un inizio molto forte, molto deciso da parte di Dante, come già nel canto precedente. Godi, Fiorenza, poiché sei sì grande, che per mare e per terra batti l'ali e per l'inferno tuo nome si spande. Si comincia con la figura retorica della apostrofe. La si trova quando
Dio lirico o un personaggio si rivolge direttamente a qualcuno. Qui Dante parla direttamente con la sua città, come se fosse una donna, la chiama per nome, Fiorenza, e le dice ironicamente, attenzione, qui la figura retorica dominante è l'ironia, godi, città di Firenze, poiché sei così grande che batti l'ali, no? Che vai sulle ali della fama, del successo, della gloria, per mare e per terra. E il tuo nome, la tua fama, si spande persino per l'inferno. Come dire, Firenze, sei una città conosciutissima, non solo su tutti i mari, per tutte le terre, ma, ahimè, soprattutto nell'inferno. Cosa significa? Che di fiorentini è pieno l'inferno. Perché Dante fa questa affermazione? Perché nel canto precedente, che noi non abbiamo letto, il canto 25, incontrerà nel corso del canto addirittura cinque diversi peccatori provenienti dalla sua stessa patria. Quindi Dante è particolarmente offeso con loro, con la sua città più in generale, che sembra ormai profondamente decaduta e sembra in grado di generare solamente peccatori. E lo precisa alla riga 4. Tra i ladroni trovai cinque cotali tuoi cittadini, onde mi ven vergogna. Cioè, tra i ladroni, la bolgia precedente, la settima è quella dei ladri, ho incontrato cinque tuoi concittadini tali che provo vergogna per loro e per la mia città, per come si sono comportati, e tu, riga 6, in grande orranza, cioè onore, onoranza, non ne sali. E sicuramente non ti hanno procurato un grande onore, ti hanno procurata fama, ma una fama negativa. Tutti parlano male di loro e di te. Dunque, come vedete, una grande invettiva, non è la prima, ne abbiamo già viste tante in canti precedenti, contro la corruzione, la decadenza, la malvagità della sua patria. E prosegue anche per altre due terzine, riga 7. Ma se presso al mattin del ver si sogna, cioè ma se è vero, questa è una vecchia tradizione popolare antica e medievale, se è vero che presso al mattino, cioè nelle ultime ore della notte, quando stiamo per svegliarci, si sogna del ver, si fanno i sogni più veritieri, più attendibili. Tu sentirai, tu Firenze, sentirai di qua da picciol tempo, cioè fra pochissimo tempo, magari fra pochissimi anni, di quel che prato, nonché altri, cioè nonché anche altre città, t'agogna, desidera fortemente per te, cioè che tu cadi in rovina. Qui il tono diventa addirittura profetico. Dall'invettiva pure semplice si passa a una maledizione profetica. Come a dire, Firenze, per il momento godi, ma il tuo piacere durerà poco. Fra pochi anni arriverà una decadenza ancora peggiore e capiterà di te ciò che le città tue vicine e tue nemiche sperano da tanto tempo, cioè che tu venga completamente devastata. E se già fosse, riga 10, non saria per tempo. E se le cose devono andare proprio così, è già tardi. Sarebbe comunque troppo tardi. Sarebbe stato meglio che capitasse prima. Così fossei, da che pur esser dee. Cioè, vorrei che capitasse subito, questo male, dal momento che deve essere, dal momento che deve verificarsi. Non serve indugiare oltre. Che più mi graverà, con più m'attempo. Perché questa attesa mi graverà sempre di più, man mano che invecchierò, man mano che il tempo passerà. Come a dire, Firenze è condannata alla decadenza. Tanto meglio se la punizione arriverà subito. Dopo questi 12 versi, tantissimi, addirittura 4 terzine di invettiva e profezia negativa, di maledizione contro Firenze, si cambia argomento e si passa alla malabolgia successiva. Vediamo. Noi ci partimmo. E su per le scalee che n'avea fatto i borni a scender pria, rimontò il duca mio e trasse me. Cioè, letteralmente, noi ci partimmo, noi ripartimmo ovviamente dalla bolgia precedente, e il mio duca, la mia guida Virgilio, traendomi con sé, dandomi una mano, rimontò su per le scalee, cioè risalì le scale, la salita, che ci aveva resi i borni, cioè eburnei, questo è un latinismo del colore dell'avorio,
quando le abbiamo scese, prima, qualche minuto prima. Come a dire, bisogna passare alla bolgia successiva, bisogna risalire sulla scala, tornare al livello dei ponticelli e passare alla zona successiva. E trasse me e mi trasse con sé, mi portò come sempre con lui. Verso 16. E proseguendo la solinga via tra le schegge e tra rocchi dello scoglio, lo pie senza la man non si spedia. Qui Dante sottolinea un istante la fatica di questo viaggio, di questo percorso, questo salire e scendere continuo su queste scale molto ripide che portano all'interno di questi fossati che sono le male bolge. Notate quello che dice alla riga 16, proseguendo la solinga via, cioè riprendendo questo percorso solitario, nel senso che Dante e Virgilio sono da soli in fondo in mezzo a tutti questi peccatori, tra le schegge, queste pietre scheggiate, e tra rocchi vuol dire i massi invece non troppo appuntiti, dello scoglio, di questo argine roccioso, lo pie senza la man non si spedia, letteralmente i miei piedi senza l'aiuto delle mani, arrampicandosi ovviamente, non sarebbero stati spediti, sarebbero stati ostacolati e impicciati. Come dire, è una sorta di scalata ogni volta il tentativo di uscire da un fossato, per passare faticosamente a quello successivo. Verso 19. Allor mi dolsi e ora mi ridoglio quando drizzo la mente a ciò che io vidi e più longegno affreno chi non soglio perché non corra che virtù non guidi. Quindi l'impressione è proprio quella che Dante voglia creare un po' di suspense, c'è molta attesa. Come dicevo prima, incontreremo i peccatori famosi addirittura solo intorno al verso 55. C'è un'ulteriore premessa, un'ulteriore precisazione. Lo dice così: allor mi dolsi, cioè in quel momento provai come un dolore, e ora mi ridoglio, cioè soffro nuovamente, soffro per una seconda volta, quando drizzo la mente a ciò che io vidi, quando ripenso a ciò che ho visto in quelle circostanze. E più lo ingegno a freno ch'io non soglio, e cerco di tenere a freno, quasi come se fosse un cavallo imbizzarrito, il mio ingegno, più di quanto non sia solito fare normalmente, più che io non soglio. Riga 22, perché non corra, perché il mio ingegno non corra, per l'appunto come un cavallo imbizzarrito, che virtù non guidi, senza essere guidato dalla virtù. Sicché, righe 23-24, se stella bona o miglior cosa m'ha dato il ben, che io stesso non mi invidi. In modo tale che, se o la mia buona stella, è un modo di dire che si utilizza ancora oggi, la mia buona stella è come dire il destino, la fortuna. Qui si credeva nel Medioevo che ci fosse un influsso forte degli astri, delle costellazioni, dell'oroscopo per intenderci, sulla vita delle persone. Dante è nato sotto il segno dei gemelli, una cosa che dice spesso all'interno della Divina Commedia, quindi in modo tale che o la mia buona stella, no? I miei buoni influssi astrali, o miglior cosa, qui Dante quasi si corregge e dice no, in realtà è la provvidenza che interviene nella nostra vita, mi ha dato il ben, ci ho avuto la fortuna di avere una grande intelligenza, il bene, che io stesso non me lo invidi, cioè che io però non me lo rovini da solo. Come dire, in questa circostanza, nel raccontare, nel ricordare le cose che ho visto, devo utilizzare non soltanto il mio ingegno, la mia intelligenza, ma anche tutta la mia buona virtù, in modo tale da raccontare le cose in maniera corretta e il più possibile oggettiva. Che cosa abbia visto Dante all'interno dell'ottava delle male bolge? Lo scopriremo un po' per volta, in tempo reale, questa volta, nel corso delle prossime lezioni. Concludo, come sempre, rileggendo in questo caso questo secondo gruppo di versi, cioè canto 26esimo, versi da 1 a 24, e con questo ci salutiamo. Godi Fiorenza, poiché sei sì grande che per mare e per terra batti l'ali e per l'inferno tuo nome si spande. Tra di ladron,
Trovai cinque cotali, tuoi cittadini, onde mi ven vergogna, e tu in grande orranza non ne sali. Ma se presso al mattin del ver si sogna, tu sentirai di qua da picciol tempo di quel che prato non ch'altri t'agogna. E se già fosse, non saria per tempo. Così fossei, da che pur esser dee, che più mi graverà con più m'attempo. Noi ci partimmo, e su per le scalee che n'avea fatto i borni a scender pria, rimontò il duca mio e trasse me. E proseguendo la solinga via, tra le schegge e tra rocchi dello scoglio, lo piè senza la man non si spedia. Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio, quando drizzo la mente a ciò ch'io vidi, e più l'ongegno affreno chi non soglio, perché non corra chi virtù non guidi. Sicché, se stella bona o miglior cosa m'ha dato il ben, ch'io stessi non mi invidi.